Sta ancora pensando a Blackgate, signorino Tim? Avremmo dovuto capire che Harley avrebbe provato qualcosa. Ora è in giro a fare Harley. Non ha lasciato altri messaggi né mappe. Ha qualche indizio su dove possa essere scappata? Non ancora, ma ha già lavorato con i Freak. Forse sanno qualcosa. Sarebbe un buon punto di inizio. Filato alcuni prigionieri estremamente antisociali. Allora, sta succedendo qualcosa a Blackgate. Contiamo sulla direttrice ed è fatta. No, questi registri sono vecchi di secoli. Lei è nuova, non è coinvolta. Come mi è sfuggito? Ah, già. Lo stupido sistema di Harley non ha senso. Barbara. Ehi, Barbara, cosa hai capito? Sono tutti usciti in appello. Ecco che cosa cercava Harley. In ogni caso hanno ucciso tutti i testimoni chiave. Ecco. Sono stati tutti inchiodati con i coltelli, proprio come Langstrom. Bruce lo sapeva. Oh? Forse ho trovato qualcosa. Oswald Cobblepot, il pinguino. È come tutti gli altri qui. Ma ha scontato tutta la sua sentenza ogni volta che è stato arrestato. Qualcuno l'avrà voluto punire. Forse avrà voglia di parlare. Gestisce l'Iceberg Lounge. Dice che riga dritto. Scommetto che in quel bar non girano solo liquori. Batman non mi ci ha portato. Se volevi un documento finto, ti bastava chiedere, Tim. Oswald è pericoloso. E non dimentichiamo che c'è sempre Harley. Dobbiamo stare attenti. Rilassati, Dick. Ce la faremo. Giochi coi fantasmi? Può ben dirlo. Finisco la mia ultima partita con Bruce. Non ho recuperato la scacchiera alla villa, ma ho qui con me gli appunti. Abbiamo segnato ogni mossa. Per poter continuare il gioco se uno di noi fosse assente. Vinci tu. Anche in questo modo è impossibile batterlo. Bruce è morto. Può vincere la partita, ma senza di lui abbiamo perso. Non so, non sono così sicuro. Non sai se è morto? Non so se abbiamo già perso. Bruce aveva un ruolo importante. Ma non si vedeva come se fosse l'unico pezzo in gioco. Cosa? Col teletrasporto del satellite della Justice League mi sposterei su brevi distanze in combattimento.
come un vero fantasma. Oh, sarà uno spettacolo! Non ci tengo a prendere calci in faccia, di nuovo. Per niente. Dovrò essere un po' creativo. Quella porta è su misura, legno di sabbia. Ripararla non sarà affatto facile. Scusa, non ho bussato.
Ma già che sono qui, sorridi. Un video virale di te che aggredisci un cittadino riabilitato è l'ultima cosa che ti serve. Allora, dimmi una cosa. Perché sei rimasto in prigione a differenza dei tuoi amici? Ami stare al fresco? Qualcuno ha fatto i compiti. Chi è che distribuisce i cartoncini esci di prigione? Se vuoi entrare nella tana del bianconiglio, sappi che non tornerai più indietro. Non è affatto un problema. Te lo dico chiaro e tondo. Senza Batman non vale il mio tempo. Sparisci. Campanile, il pinguino non è stato loquace, non ci dirà nulla. D'accordo, torni al campanile, ci riorganizziamo. Va bene, a presto. Faccio il tifo per te. Il pinguino non parla. Tutti mi trattano ancora come se fossi un semplice aiutante. La stupirà sapere che Batman ebbe problemi con sfide simili all'inizio della sua carriera. Perciò, per un po', concentrò le energie altrove in città. Quando si sparse la voce sul suo operato, le persone diventarono più collaborative. La città... Siamo stati così presi dall'ultimo caso di Batman che abbiamo abbandonato il resto di Gotham. Forse Gotham non sa che Batman non c'è più, ma di certo ne avverte l'assenza. C'è stato un netto aumento dei crimini delle bande. Nonché qualsiasi cosa stia macchinando il pinguino. Forse se interferiamo con i suoi affari e quelli di qualcun altro, collaborerà. Ha ricevuto messaggi da Lucius Fox e dalla detective Montoya. Forse la possono aiutare. Grazie, Alfred. È ora che questo nuovo Batman spieghi le ali. Non un Batman, signorino Tim. Un Robin.